Ciao a tutti, ben ritrovati da Filippo Giannini di Trading Facile, la nostra consueta video analisi settimanale sui principali mercati, le strategie dei nostri trading system. Oggi è martedì 29 gennaio 2019. Oggi andiamo ad analizzare il quadro tecnico ed operativo su S&P 500, quindi andiamo a vedere che cosa sta accadendo sul principale listino di Wall Street. Abbiamo visto dopo la pesante correzione appunto iniziata nell'ultima parte del 2018, mercato che era arrivato a perdere oltre il 20%, 21% per la precisione su S&P 500, dopodiché abbiamo visto questa reazione significativa appunto dai minimi con il mercato che è arrivato a ridosso di quota 2700 punti, sta facendo un pochino fatica. Quindi che cosa ci sta dicendo il grafico? Qui siamo su time frame giornaliero. Se osservate, vedete come abbiamo due massimi decrescenti, appunto il primo a quota 2675, il secondo a quota 2670 punti circa, e quindi il mercato, vedete, sta facendo un pochino fatica e c'è tutta, appunto, perlomeno sembra esserci la volontà di completare un modello di inversione a doppio massimo decrescente. Magari se zoomiamo e andiamo su un grafico orario, magari lo vediamo un pochino meglio. Eccolo, vedete qui. E quindi vediamo, appunto, lo disegniamo magari così lo vediamo meglio. Vedete, mercato che è arrivato su questi livelli e ora appunto sembra voler appunto effettuare una nuova ripresa appunto del trend al ribasso. E quindi chiaramente questo che cosa significa? Significa in primis che c'è da monitorare questo livello di supporto a quota 2000 e 612 punti circa, comunque area 2610 punti circa. Perché? Perché è chiaro che qualora osservassimo appunto un break al di sotto di questi livelli, questo sarebbe un punto appunto ottimale a mio avviso per entrare a mercato short. Perché? Perché a quel punto avremmo comunque sia spazio chiaramente di discesa, e ce n'è parecchio, perché vedete quanto è stato ampio appunto il rally di mercato che ha caratterizzato questa prima parte dell'anno, e sicuramente il primo obiettivo è posto a quota 2550 punti. Quindi un target comunque sia diciamo stretto e in linea appunto con quella che è l'ampiezza appunto di questo pattern ribassista che abbiamo osservato. Detto questo, tornando su time frame giornaliero, appunto vedete che ho disegnato appunto anche i livelli di Fibonacci, perché al di là di tutto vedete che se io vado a tracciare appunto i livelli di Fibonacci su quello che è stato lo strappo ribassista appunto dai massimi assoluti su di S&P 500, vedete che siamo arrivati comunque sia a ritracciare un range pari a circa tra il 50 e il 61,8% del range di Fibonacci, e quindi da qui ci sta tutta quanta appunto una nuova correzione, quindi una ripresa del trend al ribasso. Detto questo, a mio avviso sarà molto importante monitorare quello che succederà in area 2550 punti, corrispondenza del 38,2% del livello di Fibonacci. Perché? Perché appunto su questi livelli il mercato, appunto, qualora, ci fosse la volontà di effettuare nuovi acquisti, a mio avviso questo potrebbe essere il livello dove andare a cercare dei pattern rialzisti, quindi delle conferme per un nuovo impulso di tipo long. Perché? Perché vedete che il mercato, proprio breccando al rialzo questi livelli, vedete questo pattern a doppio minimo, ne avevamo già parlato. Quindi con il break intorno a quota 2525 punti, era da qui che poi era appunto proseguito il rally al rialzo. E quindi anche in questo caso mi aspetto che una correzione con riteste di questi livelli possa andare a calamitare nuovi acquisti. E questo anche alla luce del fatto che se andiamo a zoomare
un pochino più sul lungo periodo, notiamo come appunto vedete quest'area di prezzo è un'area estremamente sensibile che il prezzo ha sentito molto anche nel passato, poiché appunto vedete come anche nella prima parte del 2018 questo era stato il pavimento che il mercato aveva testato in più occasioni prima di partire appunto al rialzo per quello che era stato appunto l'uptrend della prima parte del 2018. Quindi, riassumendo, occhio perché nel breve potremmo assistere ad una correzione qualora avessimo conferma da questo pattern di inversione a ribasso. Tuttavia, da monitorare quello che succederà in area 2550 punti, perché qui a mio avviso che si giocherà un pochino la partita su quelle che potranno essere le sorti di S&P 500 per la prima parte del 2019. Se andiamo ad analizzare il Nasdaq, troviamo una situazione piuttosto simile, anche se qui il quadro tecnico è a mio avviso un pochino più debole, però ecco la dinamica non cambia, anche qui vedete un modello a doppio massimo decrescente in fase di completamento. Ovviamente è chiaro che prima di pensare a degli short qui sotto bisogna attendere il completamento del modello, quindi mai anticipare il segnale. Quanto piuttosto attendere un'evidenza, quindi dal punto di vista tecnico, quindi su questo mi raccomando. Dopodiché, anche qui il livello da monitorare è l'area compresa appunto tra 6300 e 6400 punti. Questo è un pochino i livelli che la fanno da padroni per quanto riguarda appunto il Nasdaq. Magari andiamo a tracciare anche qui. Infine, per ciò che riguarda il Dow Jones, anche qui medesimo discorso, una correzione attesa nel breve e il livello appunto in questo caso di supporto da monitorare rimane sicuramente a mio avviso area 23.400 punti. Andiamo adesso al solito a commentare alcune operazioni svolte nel corso delle ultime sessioni dai nostri trading system. Andiamo sul future con scadenza marzo 2019, time frame a 5 minuti, e quindi vediamo come appunto abbiamo avuto nelle scorse sessioni delle occasioni lato long, quindi prima operazione aperta il 23 di gennaio alle 16:10, quasi a 2649, quindi qui si va ad operare dopo l'apertura del mercato americano. E quindi in questo caso osserviamo come la prima operazione si sia aperta appunto sul break di questi livelli, lo vedete qui appunto sul break dei precedenti massimi a 2647 punti. Vedete che il mercato in questo caso ritraccia violentemente, quindi ha bisogno, come spesso accade, di andare a pescare nuovi minimi prima di ripartire al rialzo. In questo caso l'operazione viene mantenuta fino al 25 di gennaio alle 12:17, dove chiudiamo appunto 2655, quindi portiamo a casa circa 6 punti. Sempre nella medesima sessione riapriamo long sempre alle 16:10 a quota 2665 punti, e quindi in questo caso è un'operazione appunto che si apre e si chiude nella medesima sessione appunto di trading. E quindi in questo caso vedete che chiudiamo alle 16:45, anche qui 6 punti di gain. E quindi la cosa da sottolineare come invece nella giornata di ieri l'algoritmo appunto individua un'inversione di mercato, perché l'ultima operazione appunto è svolta dal lato short, e quindi anche qui alle 16:10 entriamo a short, questa volta 2632 punti. E quindi eccoci qua la sessione di ieri, vedete il mercato effettua questa correzione al ribasso appunto nella prima parte di sessione. Anche qui chiudiamo alle 17:47 a quota 2626 punti. Io al solito vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu. Per qualsiasi informazione ci potete scrivere a info@tradingfacile.net. Anche per oggi è tutto, un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti.